18 maggio 2017, affrontiamo oggi due sentenze del Tribunale Ordinario Civile di Torino, rese nel marzo di quest'anno, che ci consentono di fare il punto su una materia e su un argomento spesso oggetto di trattazione da parte dei tribunali italiani, ma anche dei giudici di pace, in quanto si tratta di casi che riguardano sinistri accaduti sulla pubblica via, che notoriamente vanno sotto il nome, sotto la rubrica di danni da insidio o trabocchetto, secondo una definizione che peraltro è un po' tralatizia e antica rispetto ai recenti e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, come avremo modo di vedere. Le sentenze sono la 1742-2017, pubblicata il 30 marzo del 2017, che attiene a un caso di danno materiale cagionato a un veicolo da due buche situate sulla carreggiata pubblica. La seconda è la numero 1304 del 9 marzo 2017, che attiene invece alla fattispecie relativa alla caduta di un pedone che quindi si procurava delle lesioni a causa appunto di un ostacolo che si trovava nel tratto stradale destinato alla circolazione pedonale in cui il pedone medesimo stava passeggiando. Io direi che prima di addentrarci nel fatto storico di una di queste due sentenze, che è quella di cui parlerò più diffusamente, la numero 1742, è opportuno tratteggiare quella che è la storia della cosiddetta insidia o trabocchetto nella giurisprudenza italiana. Ci metteremo molto poco, sarà solo una, diciamo così, una rivisitazione sommaria, a volo d'uccello, di quello che è stato l'orientamento appunto delle corti e dei tribunali italiani negli ultimi anni. Allora, diciamo che dopo un lungo periodo in cui l'articolo, la norma che entrava in questione nei casi come questi era il 2043 del Codice Civile, si è passati a una seconda fase, quella attuale, dove invece viene valorizzato l'articolo 2051. In un primo momento si riteneva che la responsabilità degli enti pubblici, comuni, province, regioni, stato, eccetera, per le cadute determinate da buche sulla pubblica via, a danno di pedoni piuttosto che di veicoli, sussistesse nel momento e nella misura in cui potesse essere imputato all'ente responsabile in quanto proprietario un profilo di responsabilità di carattere aquiliano. Aquiliano cosa significa? Di natura extracontrattuale, appunto. Articolo 2043 del Codice Civile. Si riteneva più precisamente da parte dei giudici e di una sequela interminabile di sentenze che tale responsabilità sussistesse quando la vittima fosse in grado di dimostrare, in ossequio quindi all'onus probandi, all'onere della prova che le incombeva, la sussistenza di due requisiti nella buca. Uno era quello della invisibilità, l'altro era quello della imprevedibilità. Di tal che capitava molto spesso, sovente, che persone che rimanevano pur vittima di danni anche gravissimi per effetto appunto di inciampi in ostacoli situati sulla pubblica via non venissero ristorati perché il buco in cui cadevano, tanto per essere molto pragmatici, era perfettamente visibile, quindi non reso difficilmente distinguibile da fattori come l'acqua, il fogliame, cose di questo tipo, oppure era prevedibile. Perché? Perché la strada si presentava già di per sé come una strada, diciamo così, dissestata. Ne discendeva una situazione paradossale per l'uomo della strada. Paradossale perché? Perché quanto più la via si presentava in realtà butterata di buche, quanto più la buca medesima in cui il soggetto era inciampato era effettivamente visibile, tanto più il soggetto paradossalmente correva il rischio di perdere la causa. Dopo un lungo periodo in cui queste furono le coordinate di carattere, diciamo così, giurisprudenziale che ispirarono le sentenze da parte dei giudici italiani, si passò e si è passati di recente, complice soprattutto una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Roma, ad una rivisitazione del tema,
in cui la norma messa in campo non è più l'articolo 2043, ma è piuttosto l'articolo 2051 del Codice Civile. Una norma di fondamentale importanza che stabilisce sostanzialmente una responsabilità in capo al titolare di un bene, al detentore di un bene, al custode di un bene, per i danni cagionati dal bene medesimo a terzi. Perché è così importante questa norma? Perché questa norma prevede che la responsabilità si presume in capo al titolare del bene, salvo che il medesimo sia in grado di dare lui la prova della sussistenza di un caso fortuito. E cioè, una volta che il danneggiato ha rispettato l'onere probatorio che gli incombe, che gli fa capo, che è quello di dimostrare il fatto storico, spetta alla controparte dimostrare che il fatto sia ingenerato per un motivo che non attiene minimamente alla onere di custodia e manutenzione che incombe sul custode medesimo. Nell'ambito di questa prova contraria, evidentemente, ci sta anche il fatto del danneggiato, e cioè se il titolare del bene riesce a dimostrare che c'è stata una sorta di approccio negligente da parte del fruitore, dell'utilizzatore del bene, del demanio pubblico, evidentemente la responsabilità non scatterà. Ora, questo articolo 2051 è stato applicato negli ultimi anni anche alla pubblica amministrazione, quindi anche ai comuni, alle province, eccetera, eccetera, con un risultato del tutto evidente, che è quello di agevolare la posizione del danneggiato nel momento in cui approccia un'aula di giustizia per ottenere il richiesto risarcimento. Bene, le due sentenze di cui parliamo oggi, del Tribunale di Torino, una in particolare, sono importanti perché ci consentono di approfondire alcuni degli aspetti di questa nuova, diciamo così, di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale legato al 2051 del Codice Civile. Uno è quello dell'onere della prova. In che senso? Nel senso che pur con l'ingresso della norma 2051 come stella polare, diciamo così, delle fattispecie di cui stiamo parlando, di danni cagionati appunto da buche situate sulla pubblica via, tuttavia si riteneva e si ritiene tuttora ovviamente che la prova quantomeno del fatto storico sia dirimente, il danneggiato la debba dare, cioè la prova che effettivamente il tuo piede è incappato in quel tipo di ostacolo, oppure che lo pneumatico del tuo autoveicolo è effettivamente caduto in quella buca, la devi portare. Ed è del tutto evidente che questa prova il soggetto danneggiato la potrà fornire soltanto o attraverso l'escussione di un testimone oculare, oppure in altri casi, oggi peraltro sempre più frequenti, attraverso la produzione per esempio di fotogrammi, di videocamere, che magari erano sussistenti nel luogo in cui è avvenuto il fatto e che riescono a dimostrare il fatto medesimo. Ora, nella sentenza 1742 del 30 marzo 2017, il Tribunale di Torino si trovava ad affrontare il caso di un veicolo, di una vettura, che percorrendo una via pubblica si trovava ad incappare con i pneumatici anteriori e anche posteriori in rapida successione su due buche, buche che avevano tra l'altro delle dimensioni direi abbastanza ragguardevoli, perché la prima, cito testualmente dalla sentenza, aveva una larghezza di 30 cm, una profondità di 5 e una lunghezza addirittura di 60 cm, la seconda una larghezza di 30 cm, una profondità di 7 e una lunghezza di 60 cm. E la macchina ci passava letteralmente sopra, con la buca di destra con i pneumatici laterali destri e la buca di sinistra con i pneumatici laterali di sinistra, danneggiandoli tutti e quattro. Bene, intervenivano le pubbliche autorità che facevano gli accertamenti del caso, facevano le fotografie del caso, addirittura provvedevano a ricoprire di bitume il buco che con tutta evidenza butterava quel tratto di strada, e tuttavia, nella fattispecie in questione, la prova diretta
certa del fatto storico in effetti non c'era. Perché? Perché non c'era un testimone oculare, tantomeno la ripresa di una videocamera, che avesse visto effettivamente la macchina incappare sulle due buche in questione. Il giudice, nonostante questo, ha dato ragione al danneggiato, e qui sta l'aspetto peculiare e interessante della sentenza. Gli ha dato ragione perché? Perché ha ritenuto di consentire l'ingresso in sede appunto processuale a un tipo di prova che spesso è sottovalutata e che pure è una prova contemplata dal nostro codice civile, che è la prova per presunzione. Prova per presunzione cosa significa? Significa desumere da un fatto noto l'esistenza di un fatto ignoto. In questo caso, desumere dal fatto noto della sussistenza delle due buche, addirittura fotografate dall'autorità intervenuta, e dal rinvenimento della macchina danneggiata con i quattro pneumatici rotti esattamente in prossimità, in corrispondenza delle buche, dedurre da tutto ciò il fatto che le buche hanno determinato la rottura dei pneumatici. Questo tipo di ragionamento induttivo, comunque presuntivo, è stato applicato dal tribunale piemontese anche all'altra vicenda, che è la vicenda invece del pedone caduto, inciampato a causa sempre di una buca sul manto stradale. Anche in quell'ipotesi non c'era la prova diretta del fatto storico, e pur tuttavia il giudice ha ritenuto di applicare la prova per presunzione, aggiungendo una considerazione interessante che potremmo in qualche modo compendiare con le seguenti parole tratte dalla sentenza numero 1304, e cioè che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Altrimenti detto, se viene rinvenuto il pedone nella immediatezza del buco che si trova in corrispondenza di un attraversamento pedonale con la caviglia gonfia, nonostante manchi la prova diretta costituita e rappresentata dalla deposizione di un testimone oculare, si può ragionevolmente presumere che quella caviglia si sia rotta e quindi il soggetto si sia procurato la relativa distorsione proprio per effetto dell'inciampo sulla buca. Questa è una novità di non poco momento, da tenere assolutamente in debito conto, perché questo tipo di casi tendono oggi a moltiplicarsi. Magari, come si sente dire spesso, sono diminuiti gli incidenti stradali per tutta una serie di questioni che non stiamo qui a enucleare, a rammentare, ma certamente non sono diminuiti i casi come quelli di cui ci stiamo occupando. Quindi è una sentenza che viene incontro alle esigenze di natura probatoria e istruttoria che spesso, anzi sempre, si trovano ad affrontare le vittime di questo tipo di incidenti. L'altro aspetto che vale la pena sottolineare della sentenza, questa volta 1742, quindi quella della macchina, non quella del pedone, del Tribunale di Torino, è che il giudice in effetti non fa espressa menzione nel corpo dell'atto della norma di cui all'articolo 2051 del codice civile, anzi, da un passaggio pare quasi che egli abbia in mente, nel momento in cui si trova a motivare la propria decisione, abbia in mente piuttosto il vecchio orientamento dell'articolo 2043 codice civile, quindi dei requisiti della imprevedibilità e dell'invisibilità. Ciò nonostante, è interessante comunque ciò che il giudice dice, anche perché non è che il vecchio orientamento sia del tutto andato in soffitta, viene tutt'oggi preso in considerazione e applicato da giudici di merito, da corti, da tribunali nel nostro ordinamento, nel nostro territorio, e quindi è opportuno comunque segnalare questo tipo di interpretazione, di lettura dell'articolo 2043, della nozione di invisibilità e imprevedibilità data dal Tribunale di Torino, laddove esso dice che il fatto
che da un certo punto di vista, letteralmente, mai espressione fu più azzeccata, le due buche in cui cadde la macchina, quindi i famosi pneumatici di cui abbiamo parlato prima, fossero in effetti del tutto evidentemente chiaramente visibili, non inficia comunque quel percorso logico-giuridico che porta il giudicante a dare ragione al proprietario del mezzo. Cosa intendiamo dire? Che quand'anche si volesse applicare la tesi secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione impegnata solo in virtù dell'articolo 2043 e solo in virtù dell'applicazione dei requisiti della invisibilità e della imprevedibilità della buca, non si può sostenere che due buche di quelle dimensioni, e abbiamo visto che effettivamente erano dimensioni non da poco, perché superavano il mezzo metro, con la loro, tra virgolette, evidente visibilità, fossero comunque visibili da un automobilista che in una strada di quel tipo si trovava a viaggiare a una velocità presumibile di 70 all'ora. Il giudice sostanzialmente dice: la circostanza delle dimensioni delle buche, eccetera, della loro supposta visibilità, risulta per vero di scarso rilievo. Le due buche di colore grigio scuro, come l'asfalto, erano poste a breve distanza tra loro, nella parte sinistra della corsia centrale, in posizione deputata al transito veicolare di via cittadina a percorrenza veloce, limite di velocità fissato in 70 km all'ora. E un automobilista di normale diligenza non avrebbe potuto apprezzare la loro effettiva profondità e pericolosità se non al momento di passarvi sopra con l'auto. Perché riteniamo che queste parole siano di importanza cruciale? Perché troppo spesso ci si imbatteva, soprattutto in passato, quando era prevalente l'orientamento appunto che inquadrava questo tipo di fattispecie all'interno o sotto, se vogliamo, l'ombrello dell'articolo 2043, ci si imbatteva in pronunce che negavano il risarcimento sulla base di una interpretazione troppo rigorosa, poco elastica e, permettetemi di dire, poco intelligente, dei dati documentali in possesso del giudice. Cosa voglio dire? Che spesso ci si trovava a interpretare il fatto e quindi la visibilità o meno, la prevedibilità o meno delle buche, seduti comodamente a tavolino, sfogliando un dossier fotografico in cui era del tutto ovvio che le buche erano visibili, perché se ti mettono davanti una fotografia con la quale è stato riprodotto appunto l'ostacolo sussistente sulla pubblica via, tu non puoi che dire che conclude che quell'ostacolo è visibile. Mentre si sarebbe dovuto, come ha fatto nel caso di specie il Tribunale di Torino, porsi nelle condizioni mentali e percettive della vittima del sinistro per capire se il soggetto, non comodamente seduto, ma in movimento, quindi l'utente della strada che si trova a percorrere la medesima a bordo e alla guida magari di un mezzo ad alta o comunque a medio-alta velocità, sia in grado di percepire in che misura, sia in grado di vedere in che misura quel dato ostacolo. Ebbene, se questo tipo di valutazione la si fa non in maniera, come dire, asettica, neutra e avulsa dal contesto di cui ci si sta occupando, ma la si fa invece in maniera mirata, calata nelle dimensioni, diciamo così, patite e vissute da colui che poi l'incidente si è trovato a subire, allora evidentemente le valutazioni cambiano, diventano molto più calibrate al caso, esattamente come ha fatto il Tribunale in questa fattispecie, e si può arrivare a riconoscere giustizia al soggetto danneggiato anche in casi in cui una osservazione superficiale porterebbe a ritenere che le buche siano in realtà visibili e prevedibili. Chiudiamo quindi questo commento dicendo che questo tipo di casi, che come abbiamo detto tendono in ogni caso a moltiplicarsi e purtroppo a essere spesso oggetto di trattazione all'interno dei tribunali piuttosto che dei giudici di pace, dovrebbero essere trattati non solo da un punto di vista giuridico secondo gli indirizzi più recenti della giurisprudenza, quindi con l'applicazione rigorosa dell'articolo 2051, ma anche attraverso l'utilizzo di mezzi
istruttori, quindi di strumenti probatori, che non siano solo quelli che tutti conosciamo, più noti, più diffusi, su cui spesso colpevolmente noi operatori del settore ci sdraiamo, per così dire, e faccio riferimento alla prova per testimoni, soprattutto, e alla famosa consulenza tecnica d'ufficio, ma consenta piuttosto di recuperare anche strumenti probatori come appunto la prova per presunzione, che pure il codice civile ci mette a disposizione e che per mille motivi tendiamo a volte colpevolmente per dimenticare. Quindi teniamo, diciamo così, a mente queste due sentenze così recenti e consideriamole come un punto di riferimento importante per il futuro, che tratteggia un po', lumeggia per così dire, quella che potrebbe essere l'evoluzione della giurisprudenza nella trattazione di casi consigli.